Quali sono le caratteristiche del candidato ideale? Allora, possiamo dire che non esiste un candidato ideale per McKinsey. McKinsey è una società che tende a valorizzare le caratteristiche del singolo individuo, per cui ci piace in genere vedere quale sia la diversità di ciascun candidato e ci piace vedere in che cosa una persona cerca di realizzare la propria distintività. Abbiamo sia dal punto di vista dei background accademici che dal punto di vista di caratteristiche personali colleghi veramente molto diversi fra loro. Per esempio, dal punto di vista accademico abbiamo laureati in discipline economiche così come abbiamo laureati in discipline scientifiche. Quindi il background accademico può essere abbastanza vario, a patto che faccia riferimento comunque ad un'area che tende a sviluppare competenze analitiche e alcune capacità di problem solving. Dal punto di vista personale, anche lì non abbiamo un candidato che possiamo definire ideale. Tipicamente le persone che fanno i consulenti devono sicuramente avere delle buone doti relazionali, devono sapersi mettere in gioco con le altre persone, con colleghi, ma anche con il cliente, ma non necessariamente devono essere, diciamo, delle persone degli istrioni. Quali sono le facoltà che preparano al meglio al mondo della consulenza? Allora, come dicevamo prima, le facoltà che preparano meglio al mondo della consulenza probabilmente sono facoltà di stampo economico e facoltà di stampo scientifico. Queste perché in genere tendono ad aiutare la persona a sviluppare un approccio analitico e un approccio al problem solving che è fondamentale per un consulente. Che suggerimento daresti a un giovane studente universitario che vuole prepararsi a una carriera di successo? Io suggerirei prima di tutto di impegnarsi nello studio, di impegnarsi, di raggiungere dei risultati eccellenti, di sviluppare doti quantitative e analitiche, di sviluppare la capacità di ascolto, perché nulla è così importante come saper ascoltare le esigenze del cliente per poi rispondere con delle soluzioni. E poi, come dicevo prima, secondo me la chiave un po' del successo sta nel mettersi in gioco, nello sperimentarsi. E quindi suggerirei proprio di imparare a conoscersi, a sapere cosa ci piace fare e a fare anche delle scelte un po' consapevoli, perché la consulenza è un bellissimo lavoro per chi ha le attitudini anche giuste per farla, per chi ama uscire dalla propria comfort zone e fare un'esperienza sfidante. Però è anche importante che ciascuno di noi capisca cosa è giusto per noi, per le nostre caratteristiche personali e che se non si faccia condizionare nelle proprie scelte da quella che è un po' la desiderabilità sociale di quello che può essere magari il lavoro bello, ma non è il lavoro che poi gratifica tutti.